I can't take this. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di parlare dell'argomento di oggi, devo ringraziare tantissimo Mario Di Simone. Mario Di Simone è la persona che mi fa le sigle. Praticamente quest'anno mi ha inondato di sigle e francamente sono pure in imbarazzo perché non so sinceramente quali usare. Sino adesso ho usato solo quelle che mi piacciono di più o perlomeno con la musica più interessante. Comunque grazie Mario, è il mio video editor per quanto riguarda le sigle, grazie sempre. Allora, si fa un gran parlare di Iliad sempre in continuazione, sia quando escono le fake news, sia quando escono le notizie vere. La cosa allucinante è che guardando i blog e i gruppi Telegram che si occupano di telefonia mobile e anche i titoli di alcune testate giornalistiche online, non tutte, quelle diciamo poco serie, non le nominerò, si dà sempre risalto alle fake news e se ne parla tantissimo per tanto tempo. Però io spesso faccio sempre dei video dove dico la realtà dei fatti. Allora, Iliad e Vodafone si stanno fondendo? Bene. Allora, intanto ho letto dappertutto in un sacco di posti che questa è una fake news. Allora, questa è forse l'unica non fake news che è uscita negli ultimi periodi, nel senso non è che si stanno unendo, stanno cominciando a discutere sia Iliad che Vodafone di una probabile unione. Ho letto di tutto, che Vodafone sta comprando Iliad, che Iliad sta comprando Vodafone, Virgin. Piano, andiamo piano, semmai un giorno ci dovrebbe essere questo passaggio, quindi questa fusione, guardate che i tempi sono molto lunghi e i problemi da affrontare per vedere se è possibile eventualmente fare questa fusione sono tanti passaggi. Poi dovrebbero passare anche dall'antitrust, dalla comunità economica europea, ci vogliono i permessi, ci vuole di tutto e di più. Stanno semplicemente ancora discutendo di una eventuale ipotesi. Perché non è una fake news questa? Signori, perché invece di riportare la notizia su un giornale online pinco pallino, è uscito sul Sole 24 Ore e non solo, è anche stata una notizia battuta dalla Reuters. Quindi attenzione alle fonti. Una fake news si riconosce subito, basta un pochettino di attenzione. Quindi questa non è una fake news, stanno realmente discutendo. Sarebbe il colmo che il Sole 24 Ore, il giornale più serio che tratta di economia, battesse una notizia fake. Cioè, rendetevi conto. Quindi apriamo bene le orecchie, lucidiamoci gli occhiali per chi porta gli occhiali, apriamoci gli occhi perché nel prossimo futuro ci potrebbero essere notizie interessanti, ma sottolineo il potrebbe. Bene, questa è la spiegazione che ho dato per chiarimento, infatti io volevo chiarire quella che è la notizia perché si sente in giro di tutto e di più, mi domandano i miei utenti di tutto e di più ed era corretto che io dessi la notizia vera, ossia che ne stanno discutendo, non è una fake news. Io vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video. Mettete like ai miei video perché mettendo like migliorate la posizione e la visualizzazione dei miei video sull'algoritmo di YouTube, quindi potrò crescere. Se volete contattarmi c'è Instagram, l'indirizzo mail e il numero WhatsApp che trovate giù in descrizione e anche il modo per supportare il canale tramite il mio referral link Amazon. Io vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video un abbraccio e un saluto da Giuseppe.